spinse il suo stomaco più in fuori che poteva e iniziò a urlare. «Sì, sono grassa e alcolizzata! E allora?» Flo Ballard è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Memories of the love we had are still a part of me. Alle 7:30 della mattina del 22 febbraio del 1976, al Carmel Mercy Hospital di Detroit, una giovane donna venne dichiarata morta. Aveva 32 anni e si chiamava Florence Glenda Ballard. Il suo funerale venne celebrato nella chiesa battista di New Bethel dal reverendo Franklin, il padre di Arita. Prima delle esequie, tra la piccola folla davanti la chiesa, si fece largo una limousine nera. Dalla portiera dell'auto scese elegantissima Diana Ross. Venne ricoperta di fischi. Non potevano perdonarle di essere stata così crudele con la povera Florence quando era in vita. Diana le aveva dichiarato guerra. Una guerra consumata tra colpi bassi e terrorismo psicologico, gettando la povera Flo in una depressione profonda. Tutto era cominciato durante la loro adolescenza. Erano delle ragazzine che, come tante, avevano il sogno segreto di diventare un gruppo famoso. Flo, Mary, Betty e Diana. Si vedevano la sera dopo la scuola per provare. Cantavano standard e sotto il nome di Primettes, vestite come delle maggiorezze con tanto di P cucita sulle divise, iniziarono a farsi conoscere nei piccoli bar e localini della città. Flo e Mary venivano dallo stesso quartiere e frequentavano la stessa classe a scuola. Erano due amiche inseparabili. Flo aveva i capelli ramati e la pelle così chiara che i suoi amici la chiamavano Blondie. Era alta e dal fisico imponente, statuario. La sua voce era potente, gospelish, molto simile a quella di Arita. Anche Mary era molto bella, seria, responsabile e molto diplomatica. Caratteristica fondamentale in quel pericoloso campo minato che è l'ambiente musicale. La più grande e più tecnicamente preparata delle quattro si chiamava Betty, mentre l'ultima ad arrivare fu Diane, una ragazza dal fisico estremamente sensuale, magrissima e molto attraente. Presto le ragazze vennero notate da Richard Morris, un autore della Motown, che le invitò per un'audizione. La loro esibizione però non convinse il presidente Barry Gordy, che le liquidò frettolosamente trovandole acerbe. Richard aveva visto qualcosa e decise di investire personalmente sulle ragazze. Presto iniziò a procurargli degli ingaggi come coriste e a dare una maggiore continuità alle loro esibizioni live. Le cose andarono avanti per qualche anno. Le ragazze, nell'anonimato, facevano i cori e battevano le mani nei dischi delle star di casa Motown e pubblicarono persino un 45 giri per una piccolissima etichetta chiamata Lupine.
Nonostante tutto, una di loro, Betty, decise di sposarsi e lasciò il gruppo. Di lì a poco, anche da parte di Flo arrivarono segni di cedimento. Iniziò a farsi negare al telefono e a non presentarsi alle prove. C'era però una spiegazione terribile dietro tutto questo. La povera Flo era stata violentata da un suo amico che si era offerto di riaccompagnarla a casa dopo una festa. Questa cosa la segnò per tutta la vita. Quella cicatrice le segnò l'anima fino all'ultimo dei suoi giorni. Si fece comunque forza e riprese a cantare con le ragazze che presto convinsero della loro bravura anche Barry Gordy. Barry le avrebbe messe sotto contratto a patto che avessero cambiato nome. Primetz era troppo antiquato. E fu proprio Flo a suggerire quel nome che entrò nella leggenda. The Supremes, le Supreme. Erano poco più che maggiorenni e firmarono un contratto disastroso. Praticamente tutti i soldi che la Motown avrebbe speso per la realizzazione delle incisioni sarebbero stati sottratti dai guadagni dell'artista. Se un membro del gruppo avesse deciso di abbandonare o fosse stato licenziato, spettava alla Motown stessa e non ai membri della band la scelta di un sostituto. Il nome Supremes era di proprietà della Motown e la fuoriuscita dal gruppo, inoltre, significava perdere automaticamente ogni diritto di utilizzarlo e istantaneamente tutti i benefici economici legati alle vendite dei dischi. Le ragazze all'inizio faticarono moltissimo. Non avevano canzoni forti e tutte le migliori venivano date alle Marvelettes e alle Vandellas. Erano loro le star di casa Motown. Per anni tutti le chiamarono No Hits Supremes. La loro sorte cambiò solo nel 1964, quando finalmente il trio di autori Holland, Ozzy e Holland scrisse per loro Where Did Our Love Go? Quella fu la loro prima hit internazionale. Baby, 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 a cantarla fu Diana Ross. Barry Gordy la impose letteralmente come leader della band. Barry e Diana flirtarono e furono amanti per tutta la vita. Barry la proteggeva e contribuì in maniera determinante a farne la star del gruppo. Presto tutti gli show televisivi d'America volevano le Supremes. Tutti volevano il sound della giovane America, come c'era scritto sui loro dischi. L'Ed Sullivan Show le scelse come ospiti fisse ed una sera, mentre si esibirono al Copa di New York, vennero persino fatte chiamare dai Beatles, che si trovavano in città ed erano ansiosi di conoscerle. Le ragazze erano eccitatissime. Stavano per avere un incontro con il gruppo più famoso di tutti i tempi. Avevano fantasticato e pensavano di avere una sorta di incontro romantico con i ragazzi di Liverpool. Arrivarono al loro albergo, che era assediato dalle fans, e vennero scortate fino alla loro suite. Quando però la porta si aprì, le Supremes rimasero molto deluse da quello che videro. I Fab Four stavano giocando con delle macchinine sdraiati sul pavimento. Non ci fu quasi dialogo tra loro. Qualche scambio di battute e poi lunghi silenzi. Erano lì che si lanciavano queste macchinine senza dire niente, al punto che le ragazze inventarono una scusa e lasciarono imbarazzate la stanza dopo poco meno di mezz'ora. I Beatles dichiararono che si aspettavano di incontrare delle ragazze ribelli come loro e invece si trovarono di fronte tre bambole di porcellana con i colli di volpe e abiti costosissimi. La fama delle Supremes cresceva e divennero una macchina da soldi. Gli umori all'interno del gruppo, però, non erano affatto buoni. Le rivalità tra loro divennero fortissime e le ragazze non perdevano occasione per stuzzicarsi a vicenda. Era oltretutto una lotta impari, perché Diana era protetta da Barry Gordy, che le sgomberava il campo in ogni modo. Flo veniva tenuta a distanza dal microfono, onde evitare che la sua voce potesse coprire quella di Diana, e quando per le ragazze era il momento di salire sul palco, era sempre Diana a salire per ultima.
Quando Diana presentava Florence, diceva: «Lei è Flo, quella grassa». Una sera Flo, stanca di subire, interrompendo lo show, rispose: «Tesoro, il grasso è tutto nei punti giusti, stai tranquilla». Tutti scoppiarono a ridere. Sammy Davis Jr., che era tra il pubblico, si alzò in piedi e iniziò a battere le mani, e così fece Harry Belafonte. Un'altra sera, mentre Diana cantava parole come «L'oro non ti porterà la felicità», Flo la interruppe dicendo: «Un momento, cara, dammi un po' di quell'oro e ti farò vedere io le risate». Flo cercava di combattere Diana sul palco. Presto il mobbing nei suoi confronti però divenne schiacciante. Barry le diceva cose tipo: «Certo, è strano, non sudi tanto per essere una ragazza così grassa». Oppure di punto in bianco: «Sei grassa, Flo». E poi iniziò ad accusarla di essere un'alcolizzata. «Bevi troppo, Flo». Oppure: «Hai un chiaro problema con l'alcol, Flo». In tutto questo, agli ultimi concerti delle Supremes andava sempre una cantante, Cindy Burson. Flo sapeva benissimo che quella ragazza l'avrebbe sostituita di lì a poco. I suoi nervi erano a pezzi. Barry e Diana riuscirono a farla cadere in depressione. Così una sera del luglio del 1967, Flo Ballard salì ubriaca sul palco dell'Hotel Flamingo di Las Vegas. Spinse il suo stomaco più in fuori che poteva e iniziò a urlare: «Sì, sono grassa e alcolizzata, e allora...» La mattina dopo, Barry Gordy la chiamò dicendole: «Sei licenziata». I due litigarono in maniera furibonda, ma il contratto parlava chiaro. Barry Gordy poteva buttarla fuori senza possibilità di appello. Flo aveva 24 anni. La sua carriera era finita e il gruppo che lei aveva creato venne ribattezzato Diana Ross and the Supremes. Ain't that good news? Yeah, ain't that news? My baby's coming home tomorrow. Ain't that news? Yeah, ain't that news? I got a letter just the other day telling me that he was on his way and he wants me to meet him at the station. Ain't that good news? Yeah, ain't that news? Latitudine Soul, le nostre storie, i nostri racconti su radio1.rai.it. I'm a very moody girl and I change just like the weather. Latitudine Soul è social. Scriveteci, fatevi sentire. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe
yesterday's heated fade. Il treno del Soul si ferma qui, noi ci sentiamo domani alle 8.30 con una nuova storia raccontata da Luca Ward, io sono Luca Sapio. Oggi voglio cantare un brano incredibile, un brano di Bobby Hebb, ovviamente Sunny. Is the pain now my dark days